del 12 ottobre 2019, la Virtus e l'Acqua Fredda Juniores. Guardo le panchine e alle 3:04 è cominciata la partita. 12 ottobre 2019, anniversario della scoperta dell'America, il numero 9 dell'Acqua Fredda. E attenzione, perché la palla è presa dal numero 10, grande intervento, almeno fuori gioco, bravo arbitro. Grande apertura per il numero 11 sulla sinistra, attenzione, passaggio in mezzo e il mio amico Mattia si allunga. Manto per Ale, Ale allarga per Mombel è pronto, dovrebbe lanciare, bellissimo l'esterno, attenzione, cross in mezzo e palla che si avvicina alla porta, ma questo minuto punizione, tiro in porta, la palla se ne va a trasformazione per il Calvisano. Prende un pallone, lo scambia con Elia, Elia lancia Enrico sulla sinistra, attenzione che entra in area, la mette in mezzo, nessuno è pronto all'appuntamento, neanche il portiere in verità, e allora Mombel può contrastare, e arriva Alessandro, attenzione, Mombel che dovrebbe metterla in mezzo, lo fa e spara una cannonata perché i suoi piedi, ma arriva il Manto in soccorso, Ale Dada che tira in porta, l'Abdu per Manto che guarda Mombel e lancia benissimo, il Mombel che può andare verso la porta e sparare in porta, si spera. 12esimo minuto, corner per la Virtus, si schierano gli attaccanti, palla in mezzo, bellissima, ci voleva il gol e invece il gol non arriva perché la... E allora il numero 10 che prende il pallone, apertura bellissima, ma bello anche l'intervento del numero 2 della Virtus, poi però la palla viene persa, attenzione, questa è una occasione d'oro e c'è una ciccata clamorosa del numero 9 che anziché centrare la porta centra gli spogliatoi. E allora ci prova l'11 a partire, attenzione che il Comi la tiene e poi passaggio sulla fuori gioco, arbitro fuori gioco, l'arbitro non vede un fuori gioco. Ruba la palla Elia per Abdul dovrebbe lanciare veloce al primo colpo, fuori gioco. O forse no. Ventunesimo minuto, fotocopia della punizione precedente, speriamo che non sia un'altra trasformazione per il Calvisano. Tira, sembra che tiri Abdul. E tira ancora Abdul, questa volta c'entra la barriera. Enrico tira in porta una cosa che è bellissima, ma riceve. Elia per Manto sulla fascia sinistra, attenzione chi si muove in avanti, palla per Elia la dà a Enrico può andare e poi vediamo cosa fa, cerca di scartare il portiere e poi invece c'è forse un fallo, si avanza, palla deve arrivare la palla in mezzo che non arriva e c'è grande parata del portiere, tiro di Mombel senza troppe pretese, il portiere sbilanciato, la riagguanta letteralmente con il guanto destro, bravo ragazzo. 30esimo minuto, palla nei pressi dell'area, attenzione, palla alzata campanile e prende qualcosa tipo traverso o chissà cosa. Ale per Manto si guarda intorno, ottimo regista, Elia lancia Enrico ma lo lancia troppo potentemente, attenzione che accicca clamorosamente accicca il portiere e allora minuto battuto in fretta il tiro, forse fa, attenzione si può sparare, ottimo tiro, grande parata del portiere, bravissimo il portiere che para un tiro improvviso scagliato dal limite dell'area dal Mantovani. Grande intervento del Checco, adesso c'è il Mombe che potrebbe partire, attenzione perché ha messo il turbo, il ragazzo ha messo il turbo, vediamo se lo mette in mezzo, ancora il turbo, in palla in mezzo, ancora una volta il difensore bravissimo a interrompere tutto, Enrico prende il pallone, cerca un sombrero, lo tiene, poi mantiene il pallone,
e cross in mezzo, stupendo il cross, bellissimo anche il tiro di quella, mamma mia, scarpe bucate stavolta, ma è Alessandro che prende il pallone, poi Mombel può partire, attenzione che se parte gol, fallo arbitro, poi spara come al solito, e allora parte Alessandro che dovrebbe lanciare Max, Enrico, ottimo lancio Enrico, attenzione, il portiere esce in maniera troppo e prende la palla, Abdul va in porta e poi invece di darla la regala al portiere che ringrazia, parte, attenzione, bellissimo intervento del Comi per Mombel che non trova più il pallone, e allora è il 10 che tiene il pallone, lo dà molto bene al, forse no, forse sì, forse no, lo vedremo. Palla dalle parti di Enrico, che trocco, bellissimo stop di Enrico su con il tacco, palla, vediamo se gliela ridà, tira in porta e guadagna un corner dalla palla e la palla viene ribattuta, poi viene riportata in mezzo, ancora Mombel questa volta, Mombel per Checco che cerca il dribbling, poi la dà Elia, cross in mezzo e questa volta ed è la punizione favorevole all'acqua fredda che ha costato la munizione a Ledada, tiro in porta e attenzione perché il Mattia fa venire un brivido a tutti ma poi la trattiene, l'arbitro è pronto a fischiare e fischia la fine del primo tempo, risultato 0-0, grande gioco della Virtus ma praticamente poco produttivo.